Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Giornata molto difficile per Beatrice al Grande Fratello, la quale è scoppiata in lacrime dopo alcune supposizioni. Ecco cos'è successo. Continuano le vicende all'interno della casa più spiata d'Italia. Alcuni giorni fa i fan si sono allarmati nel momento in cui si sono accorti dell'arrivo di un'ambulanza nella casa più spiata d'Italia. Sappiamo infatti che Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore ed è per questo che è stato subito soccorso. Fortunatamente nulla di serio, al punto che lo stesso fratello ha voluto rincuorare tutti i suoi fan affermando che Giuseppe sta bene e che adesso è sotto osservazione. Insomma, dopo questo enorme spavento, vanno avanti le vicende nella casa del Grande Fratello. Questa volta al centro dell'attenzione ci è finita proprio dai Beatrice Luzzi, la quale durante la serata di sabato 3 febbraio non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma vediamo insieme che cosa è successo. Beatrice Luzzi scoppia in lacrime. Beatrice Luzzi non è riuscito a trattenere le emozioni a causa di un enorme momento di sconforto. Ed è per questo che le lacrime sono iniziate a scendere abbondanti, venendo poi derisa anche da Massimiliano Varese e Anita Olivieri. Infatti, proprio Massimiliano Varese era certo che Beatrice non stesse facendo altro che mettere su una recita proprio in vista della puntata del lunedì. Ma ciò che si nasconde dietro queste lacrime non è altro che delusione, in quanto Marco Maddaloni aveva fatto una battuta davvero infelice al punto che la donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel corso di uno scambio di confidenze con Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi gli aveva rivelato cosa l'aveva turbata da poche ore a quella parte: abbi pietà di me, basta. Non ho problemi, so che non hai fatto niente. Sono piena. Sono un essere umano. Il mio momento di debolezza com'è finito? Mi è stato detto stai creando un caso, con Massimiliano che dice che sto creando una pantomima. Per me è feroce. Dopo aver capito di averla delusa, Marco Maddaloni si è scusato con Beatrice dicendo di provare molto dispiacere nel vedere che è arrivata a quel punto. Tu mi hai insegnato che è brutto far passare le giornate così, senza senso. Maddaloni continua affermando che lui non ama vedere le donne piangere, in quanto per lui la donna è sacra. A quel punto arriva la risposta dell'attrice a una domanda fatta dal suo inquilino: dove andrei se non fossi qui? Nell'aldilà. Per andare da mio padre? No, perché ho già visto molto e mi rendo conto che. Non è mancato poi il commento di Anita Oliviero e Massimiliano Varese allo sfogo della Luzzi. Commenti che hanno fatto con molta cattiveria. Infatti i due sono d'accordo con l'affermare che il comportamento di Beatrice è decisamente imbarazzante, in quanto il suo unico scopo è quello di essere sempre protagonista. Secondo loro tutto ciò altro non è che manipolazione per fare in modo che gli altri passino per ciò che non sono. Secondo Anita però si tratta di un comportamento dettato dall'infelicità.